sono serio, a nessun lavoro sono proprio serio. Mi ha dato atto su questa cosa qui. Guardate là che lavoro è quello là. Eh? Ma cosa ne frega se guardano le scarpe in America, sandre, le ciabatte? Sono quelli lì i soldi, vanno di moda. Giuliano, vieni. Quel delinquente del presidente della regione Toscana, Rossi. Ha fatto due reclame. Delinquente lui? Sì, ha fatto due reclame. Ma la sua mamma era fatto meglio. No, diciamo sei così che. Sei mesi fa disse, se non me lo fanno fare gli inceneritori intervengo con la forza. Esatto, così hanno. Ma sei mesi fa, non sei settimane fa, Giuliano. La politica è fatta così. Comunque io ho sentito dire una cosa, forse non so se l'hai detto te, l'ho detto tu, sì, chiudo, va bene, in qua. Sì, no, non ce n'è tanti, vogliamo parlare. Dicessi si ferma le strade, ecco, lì io ho una mia opinione. Si porta il sudice a casa del sindaco, non si va a bloccare le strade. Sono contro quei camionisti che fecero sciopero, però presero il camion pieno. Invece la roba doveva rimanere alla ditta. Quando fecero sciopero i camionisti non dovevano caricare, se la facevano marci in ditta avevano ottenuto di più, giusto? Se si deve portare a casa del sindaco sono d'accordo. Ciao. Buonasera, Stefano Giannotti, sono consigliere comunale a Santa Croce sul Lardo della lista civica. Secondo me il problema è stato affrontato in modo sbagliato. Qui non si parla, premetto che come lista civica siamo contrari all'installazione di questo pirogassificatore e vi spiegherò anche i motivi. Però l'impostazione che è stata data secondo me è sbagliata, perché qui non si parla di fare un inceneritore, un pirogassificatore per dei rifiuti che provengono dalle famiglie, ma questo è un impianto privato che vuole utilizzare i propri rifiuti per crearsi energia elettrica per il suo fabbisogno. Quindi è un problema completamente diverso a quello che abbiamo sentito stasera del famoso storia dei rifiuti zero, eccetera. Questo è completamente un altro problema. Quello che noi diciamo, sì, è un altro problema, perché quelli utilizzano i loro, è una raccolta di rifiuti, utilizzano i loro rifiuti per crearsi energia elettrica per i loro impianti. Quello che noi diciamo, per quale motivo. No, non venga a raccontare le bugie, perché è quello che è stato detto e quello che è nel progetto. E ora vi dico perché noi siamo contro a questo progetto. Siamo contro a questo progetto perché l'area è già troppo impegnata dal punto di vista ambientale. È impegnata, troppo impegnata dal punto di vista ambientale, perché c'è in realizzazione il più grosso progetto di depurazione idrica dei reflui in Europa. Arriveranno 30 milioni di metri cubi di acqua da depurare, reflui civili e industriali. C'è già un impianto di essiccazione e parzialmente di incenerimento dei fanghi di risulta dell'impianto di depurazione. Quindi metterci un ulteriore impianto, secondo noi, fortemente inquinata, comunque già fortemente impegnata dal punto di vista dei rifiuti, quindi metterci un altro impianto, anche seppur privato, per scopi interni a quell'azienda, secondo noi non è giustificato e non è giustificabile, sempre che non ci siano altre ragioni, e questo non lo possiamo sapere. Quello che noi diciamo è questo: se eventualmente si arrivasse a rivedere l'impianto che c'è a Santa Croce, che riguarda lo smaltimento e l'essiccazione dei fanghi, con sistemi più moderni di quello che è attualmente utilizzato, per avere dei costi minori per l'essiccazione dei fanghi, per un utilizzo differenziato e diverso di quello che viene fatto dei fanghi, se ne può parlare. Comunque, inserire un altro impianto in un'area già fortemente impegnata dal punto di vista ambientale, questo è quello che noi siamo contrari. Un altro appunto riguardava il discorso del processo partecipativo. Noi ci preoccupiamo che la Regione finanzia questo
progetto partecipativo perché la regione è impegnata anche nella NSE Industries con la partecipazione. Io dico questo processo partecipativo doveva essere fatto pagare completamente alla West Recycling, perché siccome questo è un impianto privato per un'esigenza privata, perché si devono utilizzare risorse pubbliche per interessi privati? Se io devo costruire un impianto e ho bisogno di una certificazione e di uno studio geologico, me lo pago. Se ho bisogno di una valutazione di impatto ambientale, me la pago. Se questa azienda ha bisogno di questo processo partecipativo per poterlo realizzare o non realizzare questo impianto, sarebbe giusto che se lo pagasse e non venissero utilizzati fondi, risorse pubbliche per fare questa operazione. E quello, perché se no è troppo facile dire ci brontoliamo perché il governo fa i tagli ai bilanci e poi si utilizzano risorse che potrebbero essere utilizzate per altri capitoli di spesa più importanti, più necessari, come la manutenzione della viabilità, piuttosto che la manutenzione delle scuole o qualsiasi altro intervento necessario in un ambito strettamente comunale, e si utilizzano per poter dare atto e prevedere un processo partecipativo che interessa solo e esclusivamente un'azienda privata per la sua attività privata. Questo è quanto. Grazie. Una parola. Io sono Marina Vidakovic. Sono Marina Vidakovic. Volevo dire che queste assemblee pubbliche le stiamo facendo gratis e non le paga nessuno. Quindi non c'è un conflitto di interessi. Vicino alla bocca. Dicevo che questo qui è un'assemblea pubblica e la stiamo facendo gratis. Quindi non c'è un conflitto di interessi e non c'è pericolo che la ditta produttrice ce lo paga. Quindi. Prego. Scusate, vorrei dire due cose. Accendilo. Sì, sento. Per rispondere al signore che ha parlato prima, allora, qui io abito a Ponticelli, una zona che ha subito l'inquinamento e tutti lo sanno molto bene. Ora mi chiedo, lui è il consigliere comunale, io sono segretario di un circo di Sant'Antonio a Monte che aderisce in pieno a chi è contro e a tutte le iniziative l'inceneritore, perché un inceneritore è nocivo, punto. E per la soluzione è quella che sta indicando queste persone che hanno gratuitamente e non sono nemmeno pagate. Poi mi chiedo come si può dare al Western Resaling di finanziare il processo partecipativo. Ma lo sai o no come vengono fatti questi sondaggi? In che mondo vivi? Domanda. Allora, primo. Secondo, siccome un inceneritore è nocivo, no, non sei te. Ma decidi la tua salute, un'azienda privata, ma ti rendi conto? Le aziende private hanno tutto l'interesse a mettere inceneritore, quindi cosa finanziano, cosa cercano e quali domande fanno? Ipotesi, inceneritore sì, inceneritore no, non si fa questa domanda, si dice sei favorevole all'inceneritore oppure sei favorevole al recupero, al riciclo, è questo che deve essere fatto. Perché altrimenti si finisce di fare un referendum sì o no all'inceneritore, non a trovare soluzioni. Perché per quanto riguarda gli inceneritori sono interessi trasversali che vanno da sinistra a destra e sono passati due governi di centrodestra e di centrosinistra, dove l'uno è stato immobile e quindi ha favorito l'aumento dei rifiuti. È ovvio che se non si fa niente poi alla fine dopo 30 anni si ricorre agli inceneritori. L'altro governo che c'è adesso cosa ha fatto? Ha facilitato le pratiche burocratiche, quindi a Pisa è arrivata la richiesta messa in un cassetto dove anche il nostro consigliere di Fondazione Comunista ha contribuito a bloccare l'iter e quindi grazie soprattutto ai comitati tutto è stato bloccato insieme anche ad altri consiglieri dell'UDC, quindi per essere corretti. Di conseguenza secondo me qui c'è solamente da dire cosa fare, una cosa da fare è questa. Quello che sta detto questa sera, portarlo fuori, fare manifesti, divulgarlo il più possibile con iniziative, fare nome e cognomi di chi c'è dietro l'inceneritore, cosa vogliano e soprattutto far capire che è una scelta politica. Che questi sindaci, che fanno i sindaci, prima o poi dovranno riessere eletti e il loro partito dovrà ripresentare, allora dire che è una scelta politica.
perché se i sindaci della zona vogliono farlo, troveranno modo di farlo, però se si riesce a dimostrare che è una loro volontà, non la volontà della cittadinanza, anche tramite blocchi stradali, forse si ottiene qualcosa. Una cosa velocissima, quindi da domani, a parte complimenti sinceri a tutto quello che ci hanno fatto vedere, da domani cosa si fa? Si raccoglie le firme e chiediamo che venga approvato in tutti i comuni un documento che dice questi soldi che avevate previsto di spendere nel costruire un inceneritore, spendiamo questi soldi previsti per costruire un inceneritore in tecnologie per fare la differenziata, differenziamo. Chiediamo di vincolare i soldi che avevano già previsto di spendere in qualcosa che serve per davvero. È questo che vogliamo chiedere. Facciamo un documento, raccogliamo le firme e portiamolo in tutti i comuni. Santa Maria Monte, per quel poco che ci ho capito, leggendo la lettera che è stata letta prima, mi sembra che più o meno sia terreno fertile. Noi siamo tutti d'accordo, mi sembra ci siano rappresentanti di quasi tutte le forze politiche di Santa Maria Monte. Il PD, in quel che ha letto, erano presenti fino a 5 minuti fa, non sono intervenuti, e anche loro mi sembra che nella lettera siano più o meno favorevoli a non costruire l'inceneritore. Quindi vediamo di non farlo costruire. Come? Qui serve un po' l'idea di tutti. Grazie. Ora si è capito che accantavoli a punto. Sì, allora, fuori di polemica, mi piaceva rispondere un attimo a quel signore consigliere che ha parlato prima, ma ora non so se c'è ancora. Ah, ok, perfetto. Allora, giusto per dare qualche dato oggettivo, perché giustamente le cose che sono state dette sono tante e magari può anche esserne sfuggita qualcuna. Allora, sul fatto che i rifiuti siano provenienti soltanto sono i residui interni,